Buongiorno a tutti, anche stamattina si continua con Hogwarts Legacy. Farei la quest primaria che ho dentro Hogwarts e poi esco l'altra lontana, comincerò a esplorare un po' in giù. Allora, devo parlare con Tick. Voglio imparare a usare il sacco di fuoco. Perfetto, a te facciamo l'espressione. Quello è stato un periodo buio per te. Tick era al servizio di uno dei maghi più crudeli mai esistiti. Un bracconiere cattivo. Tick odiava durante la notte. Ha fatto cose orribili ad animali bellissimi. E allora ha visto per la prima volta un sacco acciuffatutto. Sarà bello vederlo usare al fine. Ok, questi erano i buff skin. A Tick piace venire qui a guardare gli animali, specialmente il branco di Puffskin. Sarà bello tenerli al sicuro. Non devi far altro che avvicinarti, puntare l'apertura del sacco acciuffatutto verso un Puffskin ed è fatta. Va bene? Dov'è il Puffkin? Revelio. Oh no, ma gli devo correre appresso questi. Non mi pare che vogliono farsi tanto salvare. Ho salvato un Puffskin. Puoi salvare tutti quelli che entrano nel sacco acciuffa tutto. I bracconieri catturano i Puffskin e... Beh, Tick non sa per certo che cosa se ne facciano, però Tick sa che sarebbero molto più al sicuro con te. Non tutti gli animali si lasciano salvare facilmente come i Puffskin. Tick suggerisce di cercare un animale volante, un Jobbernoll magari? Bene, dove ne trovo uno? Tick sa che si annidano a ovest, su un grosso albero che si affaccia su Hogwarts. Però dobbiamo stare attenti. Recentemente Tick ha visto dei bracconieri in quella zona. Tick ti aspetterà qui. Vieni quando vuoi. Ma come ti aspetterà qui? Non è vero, sei andato via. Mi hai detto una cazzata. Arrivo. Revelio! Oh, bello che non devo scendere per raccogliere. Questa cosa pur l'hanno fatta benissimo. Ciao.
Ciao, Tic. Che ne dici? Continuiamo? Oh, no. Tic avrebbe dovuto avvisarti. Questa zona è piena di bracconieri. Me l'hai detto, in realtà. Sarà il caso di affrettarsi. I Jobberner sono proprio qui, in questo grosso arco. Tic ha visto usare il levioso per rallentare gli animali volanti, così da avvicinarsi e usare il sacco acciuffatutto. Vado, cercherò di salvare un Jobberner. Buona fortuna. Tic resterà qui ad aspettarti. Quindi devo usare il levioso e poi il sacco, ok. Levioso. Perché non collabori? Wingardium Leviosa! Leviosa! Ah, due volte, ok. La professoressa Awin non ci crederà mai. Revelio! Ho salvato un Jobberner. Tic spera che il Jobberner trovi accogliente il sacco acciuffatutto. I bracconieri li cercano per le loro piume. Non sono gentili nel raccoglierle. Ci sono altri animali nelle vicinanze. Solo un tipo che Tic sappia. Una mandria di Moongalf. Vivono in una radura lungo questo sentiero. Tic ti aspetterà lì. Tic aspetta che mi giro una sigarettina. Quindi se tanto mi dà tanto, ma col sacco acciuffa tutto, mi sbloccherà l'incarico la insegnante quello di animali. Perché mo li posso catturare. Salve, Tic. È questa la radura di cui parlavo? Sì, i Moongalf si radunano attorno a quel grosso albero con il motivo a spirale di fronte, ma solo alla luce della luna. Per cui sfortunatamente a volte dovrai aspettare che cali la notte per vederli, a meno che tu non abbia un modo per far correre più veloce il tempo. Allora devo andare a salvare Moongalf. Tic aspetterà il tuo ritorno. Ma quali sono i Moongalf? Che cavolo sono? Non ci credo. Aspetta, se provo anche con loro col levioso. Aspetta, a parte che qua c'era un. Dai, però perché quello sbagliato poi mi ha mirato poi? Oh. Mi prenderò cura io di te. Che poi mi prenderò cura. In realtà questi si facciano bellamente i cavoli loro, arrivo io a rapirli, in teoria. È stato un po' più difficile da catturare, ma ora ho un Moongalf. Un altro animale sano e salvo. È un peccato non aver visto la danza dei Moongalf. È uno spettacolo meraviglioso.
Tick pensa che qui tu abbia finito. Potrai salvare molti altri animali. Ora però portiamo nella stanza quelli che hai già. Va bene. Tick ti aspetterà nella stanza. Vieni quando vuoi. È il momento di mostrare agli animali che hai salvato la loro nuova casa. Ma qui non c'è abbastanza spazio per loro. Immagina come sarebbero ingestibili se fossero liberi di scorrazzare. Forse se ti concentri su quello di cui hanno bisogno gli animali, la stanza provvederà a fornire. A cosa hai pensato di preciso? Santi nomi! Ce l'hai fatta! Ma che cos'è? Tick non sa. C'è solamente un modo per scoprirlo. Tick entra, poi tu lo raggiungi. Guarda qui, è fantastico! Dove ci troviamo, Tick? Si direbbe un posto in cui ospitare i tuoi animali. Una specie di riserva. Tutti i tuoi animali staranno benissimo. Vivranno a lungo e al riparo dai pericoli. Che ne dici di liberarli? Fagli conoscere la loro nuova casa. Pensa che il vivario sarà un'ottima dimora per i tuoi animali. Infatti, spero solo ci sarà abbastanza spazio per tutti. Anche Tick lo spera. Ma se fossi a corto di spazio, Madame Peck di Fiera delle Fiere a Hogsmeade saprà trovare un'altra sistemazione sicura. Per qualsiasi animale che non possiamo ospitare qui? Sì, si occupa spesso degli animali in difficoltà, è risaputo, e te li pagherà un prezzo giusto. A proposito, gli animali ben nutriti e strigliati ti forniranno preziosi materiali magici, come il pelo di Puffskin, ad esempio. Raccogli questi materiali magici dai tuoi animali e Tick ti mostrerà come usarli. Molto bene. Quando li avrò raccolti, te lo farò sapere. Allora. Ma che faccio? Aspetta.
Ma è un gattone. Sta Tic. Tic, ho raccolto alcuni materiali magici. Ora Tic ti mostra come utilizzarli. Per prima cosa, utilizza questa magiformula per evocare un telaio incantato. Un telaio incantato? Sì, ti permetterà di utilizzare i materiali magici raccolti e tesserli nelle fibre dei tuoi indumenti, così da renderli più utili in molti modi diversi. Perché non ci provi? Tic pensa che i risultati del telaio incantato ti stupiranno. Va bene, vado subito a provare il telaio. Dove sta il telaio? Guarda questo. Ah, evoca, esatto. L'ho fatto. Ho un'altra roba pure. Ah, ok. Tic, ho usato il telaio incantato. Utilizzando il telaio potrò infondere magia ancora più potente nei miei abiti? Sì, salvando animali sempre più potenti. Tuttavia, per ora Tic ti suggerisce di esplorare il vivario e fare conoscenza con gli animali già salvati. Grazie mille per il tuo aiuto, Tic. Quindi ora posso potenziare anche gli equipaggiamenti, buonissimo. Allora adesso si comincia a esplorare qua giù. Qua io avevo delle secondarie, mi ricordavo.
Ecco, sta cavoli rapiti dove che era, ad esempio. Non so perché non me le segna, vabbè. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare Revelio. Prima che inventassi la polvere volante. Cosa che c'è? Ah, non posso catturarli loro. Ok. Sì, ok, qua sotto si è aperta una porta, ma come ci arrivi? Ah, ecco. Che carruttato, una pecora. Meglio indagare. Incendio! No, ma scusa. Non succede nulla. Aspetta, questo. Allora adesso. Ah, ma aspetta. Ah. Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Revelio! Passa!
Repetto. 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 No, ma scusa adesso. Sì, forse un po' eccessivo, ma una volta che mi sarà caricato. Adesso. Ah, eccola. Revelio. E che palle, anche questo è livello 2. Aspetta, fammi sfruttare sti cosi. No, ma aspetta, ma l'ho fatto. Revelio. Mi state portando? Ma come non posso atterrare al momento? Revelio. Ma perché non mi segna più quelle secondarie sulla mappa comunque? Revelio.
incendio. Repeglio! Questo è risolto. Revelio. Incendio. Defingo. Cos'è sta cosa? Revelio. Asso. Vingardium Leviosa. Difendo. Lumos. Leviosa. Defuzzo. Expelliarmus. Mi sa che qua sto provando tutto. Non lo so, mi sa che ma va a fanculo. Tutte le ho provate per scoprire sta cosa, poi Revelio. Aspetta, qua c'è una pagina. Quindi qua mi sa ce ne stanno almeno un paio di questo. No, una ce n'è. Revelio. Incustoditi.
Revelio. Quel Pippin sarebbe dovuto già essere qui. Aspetta, adesso questo è che va a scuola. Adesso sicuro devo far volare questo. A parte qua che serratura c'è. Oh, aspetta. Abbiamo qui un demiguise. Ora sei mio, demiguise. Revelio. Adesso io questa la devo sicuro far rotolare da qualche parte, ma dove? Se mi troverei bene in un posto piccolo come laggiù questo. Mi sa tanto. Aspetta, allora quel percorso è sempre in ritardo. Quel Wingardium Leviosa. Ah, non posso portarlo con Wingardium Leviosa, ok. E che cacchio. Incendio. Revelio. Oh cavolo, dovevo immaginarmelo che ne spuntavano altri. Aia. Incendio. Incendio!
Revelio. Ma dai, ho pure livellato almeno. Revelio. Il pad, oh, è carico. Mi sto sformando le chiappe sulla sedia. Di salute, ma c'è un botto adesso. No, preferisco quella che avevo. No, ma questi sono brutti in culo. Madama Laueng, ho una consegna da pozioni di J. Pippin. Manda un ragazzino a fare il lavoro al posto suo. Sempre alla ricerca di scorciatoie, quella lì. Magari le distillate tu queste pozioni. Ma non importa. Probabilmente sei molto più capace di lui. Ecco le pozioni che aveva chiesto. Credi di cavartela così? Lo so che Pippin cerca sempre di imbrogliare i suoi clienti. Farebbe di tutto per risparmiare qualche galeone, anche a scapito della qualità. Non avrei uno zellino da me se prima non mi dimostri che la pozione funziona. Bevila. Non vedo il problema. Lo faccio subito. Beh, sarà meglio. Quindi questa era la missione, quella di prima. Revelio. Questa è di livello 2 sicuro. No, strano. Secondo me c'è una statua di Demi, guys. Ah, te va bene così, che ti ho scassinato la serratura e tutto. E
ti frego roba. È possibile non c'è una statua qua dentro? Rebellio. Sembra di no. Mi fa una cosa prima. Piacere di rivederla. Parimenti. Come posso che essere parimenti? Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando oggi? Questo andrà benissimo. Grazie. Magari arrivo a 8000. Mi sa per poco no. O forse sì. Grande. Grazie della visita. È molto apprezzato. Rebellio. Come si entra? Ma no, comunque poi non so se farò al 100% tutto a questo punto, perché collezionabili sono tantissimi. Quella cassa di cavoli carnivori cinesi è da qualche parte in questo accampamento. Rebellio! Non provare, non guardarmi così. Non dovresti meglio aprire gli occhi. Hai trovato il posto. Potrei fare un giro nei dintorni di Felcroft per vedere se c'è qualcosa da cacciare. Lumos, Legio, Defunto! E svegliamo! Che succede? Legio! Cazzo, l'ho usato su di me, Legio! Dici? No, non volevo fare questo. Vingatium Leviosa. No. Questo volevo fare. Il mio possesso. Me ne serve ancora una soltanto. No, questa sarà la prova di Merlino, ok.
come faccio a entrare qua dentro? Ah, aspetta, ci ho girato alla fine ovviamente. Dove è stata? Dove è la seconda cassa? È la Madonna. Felice di rivederti. Hai terminato i tuoi incarichi? Rieccomi da lei, professoressa. Compiti tutti terminati. Ottimo! Hai grande disciplina. La saggezza è un boccino d'oro, come si suol dire, e ti stai dimostrando un cercatore provetto. Esercitiamoci con Arresto Momentum. È un incantesimo creato, tra l'altro, per impedire alla pluffa di schiantarsi a terra durante le partite di Quidditch. Movimenti precisi e deliberati. Molto bene. Ah, mi raccomando. Arresto Momentum. Ah, questo sarà. Esercita di Arresto Momentum. Continua così. Oh dai, almeno ho superato il 30%. Oh, ho sbloccato un sacco di sfide, tra l'altro. Adesso già 14 me ne mancano. Due incarichi, se effettivamente mancano due magie sarà quello degli animali probabilmente. Secondari me ne mancano un botto probabilmente. Ah, quindi devo fare pure sta roba per la percentuale di completamento. Vabbè, poi si fa.
Allora adesso c'è una missione di livello 25, tra l'altro. Questa ancora non sono a livello. Questa dov'è che? Andiamo a levarci dal cazzo questa, dai, sì. Revelio. Sblocchiamo anche il viaggio rapido, magari. Questo. Che cosa c'è che non va? Si tratta dei goblin di Ragnarok. Sono creature terribili. Mi hanno teso un'imboscata. Nessuno è al sicuro. Avrei bisogno di qualcosa per proteggermi da loro qualora li rincontrassi. Della pozione massima andrebbe benissimo. Ha ragione. Il mondo non è per nulla sicuro in questo momento. Meglio prendere precauzioni. Ecco, la usi bene. Fortuna ce l'avevo già. Non avere dubbi. Dovrò più temere la banda di Ragnarok. Cara sto. E devo ringraziare te per questo. Ti prego, accetta questo dono come ricompensa per il tuo aiuto. Ah, era una roba così random. Revelio. Vabbè, questo è un negoziante. Eccoci qua. Il signor Wix non mentiva sulla vista sulle montagne. Guarda chi c'è, il più veloce dei Corvo Nero. Ciao, Imelda. Allora, un'altra prova? Certo che è un'altra prova. E farai bene a partecipare. Allora hai cambiato idea su di me? Forse. Sei un gradino più in alto di quella marmaglia di buoni a nulla che mi sfidano di solito. Mentre loro se ne stanno seduti a sognare di essere i migliori, io mi alleno per ore. Non basta desiderare di battere un record per riuscirci. E ho bisogno di avversari forti per tenermi in forma. Vuoi tentare di battere il mio record di volo o no? Sono pronto a volare. Finalmente una sfida decente. No, aspetta. Accettabile, direi. Ottimo. Andata!
Oh, stavo per perderlo. No, no, no. Ci sto facendo la mano. L'ho preso, che culo. Dai, che si fa? Accettabile, direi. Oh. Non ce la faccio per pochissimo. Per un secondo, dai, no. Il mio record è imbattuto. Mi aspettavo che mi dessi più filo da torcere. Vaffanculo, per un secondo. Mi va di provarci. Potresti, che so, vendicare l'onore della tua casa, roba così. Sono pronto a riprovarci. Madonna, che dito in culo le prove a tempo, questa scopa. È l'unica cosa che non mi piace. Dai. Dai, cazzo, bro, con le prospettive. No, porca puttana. Dai, mo sto andando sparato. Anche con quei due secondini in più. Dai, dovrebbe essere fatta. Che abbiamo sì ultimi. Ho addirittura 13 secondi in meno. E va bene, sei migliorato a quanto pare. E devo ammettere, è stata una gara fantastica. Chissà, forse dopo tutto c'è un fondo di verità nelle voci su di te. Mettiamola così. Qui, se hai qualcosa di diverso dagli altri, ti conviene cercare di non farti notare. Mi pare tu stia parlando per esperienza diretta. È così. E comunque non sei andato malissimo. Lo ammetto.
Tuttavia, non avrai la stessa fortuna sul percorso della costa meridionale. Lo vedremo presto, no? Alla prossima. Mi sorprendi. Mi aspettavo che volessi riposare sugli allori. Ci vediamo alla prova della costa meridionale, se te la senti. Per affrontare di nuovo questo percorso, vai al podio con la classifica. Lì potrai iniziare la gara e verificare il tuo tempo. Un altro volo di gran successo. Devo farlo sapere al signor Wicks. Ah, qua ne ho sbloccate altre. Allora, aspetta, andiamo un attimo prima qua. Revelio. Sì, dai, così più sta missione. Sblocco qua il checkpoint. Revelio! Cosa hai in serbo per me questa volta? Deve condurre Defuncio. Cosa di grande. Ti troverai bene ad Irondale. Peccato per la sorella di Pan. Revelio. Dove sono adesso le altre sfere per sta prova? Stanno. Puoi bloccare un altro. Revelio. No, qua sicuro ce ne stanno delle altre da qualche parte, ma non era poi così complicato, Merlino. Revelio. Affascinante, davvero affascinante. Se solo avessi l'energia. Cosa abbiamo qui? Un demiguise. Ora sei mio, demiguise.
Revelio! Mi scusi, signora, ha detto qualcosa? Sì, indubbiamente. Stavo di nuovo parlando da sola. Da quando mio marito non c'è più, mi ritrovo spesso a conversare con me stessa. Madame Altea Tweedle, piacere di conoscerti. Piacere di conoscerla, Madame Tweedle. Sai, c'è una cosa che potrebbe interessarti. Voi giovani amate questo genere di cose. Mio marito era solito arrovellarsi sulla misteriosa statua sul limitare del borgo. Diceva fosse un antico rompicapo riguardante dei vasi. Stamattina ero particolarmente in forze e ho allungato la mia passeggiata mattutina, imbattendomi così nella statua. Un rompicapo arcaico. Affascinante. Sapevo che avrei solleticato la tua curiosità. E aspetta che ti riveli le indiscrezioni che circondano questo preciso rompicapo. Mio marito Greville era convinto che risolvere il rompicapo avrebbe rivelato una qualche sfida magica. Vedeva misteri ovunque e stava per dedicarsi lui stesso alla risoluzione quando... Forse potresti dare un'occhiata anche tu? Mi piacerebbe sapere se ci sono dettagli che noti. Se la vedrò, darò un'occhiata. Ah, la gioventù! Spero davvero che riuscirai a risolvere il rompicapo. Se non per me, almeno per Greville. Revelio! Devo investigare sulla statua che ha citato Madame Tweedle. Defuggio! Ah, ma non si entra. Revelio! Alo, Mora! Revelio! Bello che nessuno ti dice un cazzo qui, entri in casa scassinando. Piacevole sorpresa. Il tuo personaggio comunque è sempre entusiasta per tutto. Sembra più... Incendio! Ah, questo è un altro tempo allora. Fammi capire dove sono. Uno è qui, uno è lì e uno è lassù, mi sa. Aspetta. Uno è là, uno è laggiù e l'altro forse con Confringo è meglio. Confringo.
Dai, no. E dai, fanculo. Per poco, eh. E dai, madonna. Sempre in mezzo deve essere il coso. Un po' più in qua rispetto al pontino. Oh, fanculo. Reveglio. Non ho idea di cosa mi aspetti lì dentro. Questo non ho capito a che servo. Queste rocce hanno visto giorni. Reveglio! Incendio! Reveglio! Allora, adesso che così questa prova di Merlino sblocco anche la sfida. Reveglio!
Incendio! Difino! Ingazio immediosa! Revelio! Questi come funziona? Non dirmi che su quelli due devo saltare. Anche soltanto il dubbio. Leviosa. Passo. Riparo. Confringo. Ah no, questi li devo sfondare, ok. Revelio. Confringo. Vado a prendere anche quell'altra qua secondaria, le prove di Merlino dai prurano fatte. Confringo! Revelio! No, mi sono sbagliato, ho usato una mandragora, vabbè. Riparo. Lumos. Ah, eccole. Lumos. No, forse non c'è il danno da caduta alla fine. Yeah.
Leviosa! Aspetta, dove stava? C'era qua, dove avevo preso? Ah, ecco, questo. Revenio. Vingatium Leviosa. Vedere una cosa, quanta mappa ho esplorato fondamentalmente. La metà? Sì, all'incirca, dai. Revelio. Oh, se lo voglio uno snaso. No, maledetto. Calmati. Non voglio farti del male. Revelio. Misterioso e un po' inquietante. Cosa devo fare? Che piacere rivederti. Prezza Marilla, ti rinvigorisce. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Incendio. Revelio! No, che cazzata sto per fa. Aspetta, puoi vedere allora intanto.
Revelio. Confringo. Merlino stesso ne sarebbe fiero. Revelio. Con chi ce l'aveva quello quanta fretta di morire? Ah, eccolo. Dai. Quindi qua non ci sono quest secondarie in sta no. Sembra proprio la statua menzionata da Madame Tui. Infatti mi ha detto un enigma con i vasi. Perché mai ci sono così tanti vasi qui in Tui? Perché li dovrò sfondare tutti. Revelio. Incendio! Devo cercare di trovare tutti i vasi.
Revelio. Revelio. Ok. Ecco, devo raccontare a Madame Tweedle cos'è accaduto. Sì, cos'è che è accaduto di base? Non ho ben capito. A parte la statua che si è mossa. Posso andarci col viaggio rapido, effettivamente. Aspetta, Hogsmeade, sì, c'è una missione, perché c'ho quella là che devo andare dal tipo, mo giusto. Signora Tweedle, suo marito aveva ragione. La statua era parte di un rompicapo. Ah, sì? Che emozione! Sì, ho dovuto distruggere alcuni grossi vasi e questo ha attivato un incantesimo sulla statua. Meraviglioso! Oh, quanto mi manca avere al mio fianco una persona intelligente e assetata di conoscenza. Cosa ci sta a provare? La mia curiosità è stata soddisfatta. Ti ringrazio molto. Chissà in cosa mi imbatterò nella prossima passeggiata. Oh, mio marito sarebbe felice di sapere che aveva ragione su quella statua. Ok, quindi, per ora... non ha messo nemmeno poi. Ne riporto un po', dai, che non so quante ne ho prese per ora. Intelligente? Come osi? Va bene, riprova. Sei un genio, contento ora. Tollererò il tuo lessico poco furbito. L'incantesimo di disillusione è supero. Salve, signor Moon. Salve. Hai rimosso altre statuette di demigais? Sì, ho un po' di lune per lei. Sapevo di poter contare su di te. Portami qualche altra luna e ti insegnerò a potenziare l'incantesimo Alomora. Continuerò a cercare le statuette di demigais e magari riuscirò a portarle altre lune. Il tuo coraggio e il tuo valore sono encomiabili. Soprattutto perché possono essere raccolte solo di notte. Questo ne vuole solo 9, spero, non è che poi me ne inizia a chiedere altre 1000.000 dopo. Devi cercarle tutte, perché sono più di 9 da quello che ho capito. Poi mi giro una sigarettina e poi vado a fare quella del troll.
sì. Me ne devo trovare altre 5. E va, sono solo 10 ad Hogwarts, per dire. Andiamo da coso. L'ultimo volo? Voglio sapere tutti i particolari. Signor Wicks, buone notizie. Grazie al suo potenziamento ho stabilito un nuovo record sul percorso di Irondale. Ottimo! Sapevo che questa modifica aveva grandi potenzialità. Come ti è parsa la scopa? È molto manovrabile, ma diventa un po' instabile alle velocità più alte. E il manico oscilla un po' con le raffiche di vento. Ah, sì. Penso di sapere come risolvere il problema. Grazie. Ti sono debitore. Se comporta un nuovo potenziamento, il piacere è tutto mio. Sembri tenerci quanto me a migliorare il volo su scopa. È una gioia collaborare con una persona come te. Se ho ragione, come spero, potrò darti presto delle buone notizie. Ti ringrazio ancora, davvero. Cosa stai cercando oggi? Grazie per la tua visita. Io e il signor Mazza siamo una bella squadra. Giuro adesso. Siamo qua. Aspetta. Questo sì, dai. Anche questo, dai. Thank you.
Tu al Jabbernul. Eccoti. No, guarda quell'altro che vuole essere coccolato lui. No, non volevo. Beh, almeno si è levato dal cazzo. E dai, che mi sbaglio ogni volta incantesimo. I rospi mi sa che li potevo... No, però li avevo puntati quando li avevo incontrati. Ah, vabbè, ma lui... Ma dai, ma fottiti. La segno. Ah, ma davanti a lei forse. Stava sta cagacazzo. Era tipo qua. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Come gliene devo dare tre? Parimenti? Come posso esserti? Questa cosa parimenti. Sto solo dando uno. Le devo fare. Certo, fai pure. Fammi sapere se trovi qualcosa di tuo interesse. E naturalmente grazie per la visita. Gliele devo fare quindi a sta rimbambita. Ne ho sprecata una prima. Devo aspettare un paio di minuti per farne due.
No, la porzione d'Urus, mi sono sbagliato. Sta lo snaso. Ah, ma io non li ho aperti gli snasi. Sì, non li ho aperti, non li ho lasciati. La professoressa Awin non ci crederà mai. Sembra aver funzionato. Beh, direi che può andare. Se la domanda di pozioni è così alta come dice, perché non cerca di agevolare una collaborazione? Magari unendo le vostre ricette e abilità. Scordatelo! Io ho faticato per arrivare fin qui. Non come quel buon a nulla che ha trovato la pappa pronta. Non permetterò che la mia intraprendenza e il mio duro lavoro vadano a suo vantaggio. Che fallisca pure! O anche meno. Va bene, dirò al signor Pippin che ho consegnato le pozioni come richiesto. Ecco, bravo. Ora devo andare. Grazie. Ok, grazie. Cercando delle pozioni? Cosa posso fare per te oggi?
spero di rivederti. Addio per ora. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. Spero che non ti abbia creato problemi. Nulla che non potessi gestire, tranquillo. Meno male. E grazie ancora per il tuo aiuto. È stato un piacere fare affari con lei, signor Pippin. Parimenti. Ben lieto di cederti il compenso. Perché tutti questi che devono dire parimenti di continuo? A proposito, ho trovato questo libro di pozioni a Cambridge. Può tornarle utile? Ma questo è il ricettario di Fatima. Dovrebbe tenerlo lei. Madama Laweng non se lo merita. Apprezzo le tue parole, ma hai ancora molto da imparare sul rispetto della proprietà altrui. Certe cose sono sacre per i pozionanti. Glielo restituirò immediatamente. Ma dai. Se lo sapevo me lo tenevo io. Adesso mi faccio queste due secondarie prima di pranzo. Devi essere l'amico di Alexandra. Come faccio a ricolpirlo con il suo stesso macigno che poi mi ha shottato tra l'altro a momenti? Perché in effetti danno non l'ho preso. E dai, come cazzo mi ha preso? Cazzo però. Vabbè, ma se ti incastri, sei un figlio della merda, ti sei incastrato come un coglione. Vabbè dai, però guarda, c'è 5 cose contro di lui perché... guarda perché ti devi incastrare poi. Check.
Ma dai, però non è possibile che questo ti tocca. È allo stesso mio livello, cazzo. Guarda se mena. Vale hitbox, cioè. Vabbè, dai, però io ho rollato e tu mi colpisci. Cazzo, però le hitbox in questo gioco sono una roba da incubo. Non posso usare la magia antica contro questo. Porca puttana, se m'ha punito! Cazzo però, no, così! E vaffanculo! Dormi? Mi spiace moltissimo per Alexandra, ma quel troll rappresentava un pericolo per tutto il borgo. Ma infatti che si fotta, madonna, mi ha fatto usare 9 pozioni, appena mi colpiva mi arava. Il ragno vado a farlo a livello 40, altro che 30. Revelio. Oh, ma senti, uno preme cerchio e tu mi... L'ho massacrato. Sistemato tutto. Il mio troll. Non so che dire. Grazie. Vorrei che le cose fossero andate diversamente per lui. Non c'era alternativa. Addestrarlo era impossibile. Il troll ha cercato subito di uccidermi. Santo cielo. Per fortuna stai bene. Hai un gran coraggio. La gente del borgo aveva già coniato un soprannome per chiunque avesse sconfitto il mio... cioè... quel troll. Uccisore di troll o qualcosa del genere. Sterminatore di troll? Sì, esatto. Direi che il titolo spetta a te. Ho bisogno di starmene un po' per conto mio, però grazie davvero. Lo sterminatore.
Cacciatore di troll. Suona bene. Capisco perché Feldcroft necessita. I seguaci di Ranrock sono nascosti vicino a Feldcroft. Devono avere loro l'altra cassa di cavoli carnivori cinesi. Ma mi dispiacerebbe lavorare alla Gringot? Oh, mi si addice stare seduto tutto il giorno. Oh, non nego, però, che potrei annoiarmi. Ah, ok, contro quello non potevo usare la magia antica perché effettivamente era troppo forte. Tutte le casse con i cavoli carnivori cinesi. Sarà meglio andare dall'amico del signor Thistlewood a Feldcroft. Un attimo. Rieccomi. Salve, sei qui per la consegna speciale? Salve, signor Ndiaye. Mi manda Eddie Thistlewood. Sì, mi aveva annunciato il tuo arrivo. Hai già i cavoli carnivori cinesi? Sì, ce li ho proprio qui. Splendido. Con questi sarà molto più facile proteggere il borgo dai seguaci di Ranrock. Quei maledetti. Scommetto che sono stati loro a intercettare il carico di cavoli insieme agli uomini di Rockwood. Feldcroft è in debito con te e Daddy. Grazie infinite per il vostro aiuto. Non c'è di che. Sono felice di essere d'aiuto. Finalmente dei rinforzi. Speriamo siano sufficienti per placare i goblin. Revelio! Allora adesso prima che chiudo. Non
c'è nulla da identificare, almeno per il momento. Vabbè, dal 35% comincia a salire, adesso mi ha sbloccato un po' quasi tutto. Ah, quelle sono le piattaforme d'atterraggio, quelle che ho trovato forse in giro. Queste robe, quindi sarebbero sprecati. Questo non sarebbe neanche male male. E a questo punto ci rivediamo stasera, che si va avanti. Buon pomeriggio e a più tardi, ciao a tutti.